fisico, cerco di capire sempre qual è il modo migliore per produrre energia. E la cosa importantissima che bisogna sapere è che quando si parla di energia, quello che conta è quanta energia c'è dentro le cose che ci circondano. E la cosa che è fondamentale è che l'energia che è contenuta in questa tenda, per esempio, io avendo dal punto di vista nucleare, è milioni di volte l'energia che c'è contenuta nell'equivalente volume di polimio, per esempio, di petrolio, anzi, 3 milioni di volte. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io voglio produrre energia da un oggetto, dalla materia in particolare, e sono in grado di utilizzare questa energia della materia, io sono in grado di produrre una grandissima quantità di energia con volumi molto piccoli, quindi con consumi molto piccoli. Ora, come sapete, il nucleare ha una serie di problemi molto grandi, che sono quelli relativi al fatto che crea delle scorie, quindi la sua sostenibilità, come si dice, cioè il fatto di lasciare sulla Terra qualcosa dopo che lasciamo alle generazioni successive che può creare dei problemi per la vita, che ci sta, è uno dei problemi che abbiamo pensato. E quello che chi come me sta facendo ricerca nel campo della fisica nucleare è di trovare delle strade, delle vie per cui l'energia nucleare viene prodotta senza fare scorie, cioè senza lasciare traccia di quello che è stato bruciare gli atomi di una tenda. In questo è un modo, diciamo, molto efficiente di produrre energia che speriamo che in futuro, non troppo remoto, possa essere applicato alla Allora, ragazzi, adesso vi dico brevemente che cosa fa l'azienda. Voi sapete cos'è la raccolta differenziata? Sì! La fate? Sì! Ma vi siete mai domandati che fine fanno i prodotti che voi riceviamo? Ci avete mai pensato? Un giorno sì. Benissimo. Allora, la mia azienda è un'azienda che fa attrezzature per supermercati. Voi fate la spesa della mamma? Sì! Usate il cestino e il carrello? Sì! Bene, allora, queste attrezzature oggi sono fatte con o filo di ferro, buttalo perché poi per riciclarlo è un problema, oppure plastiche. Ma noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato le plastiche dei tacci delle bottiglie, quindi le acque minerali, è presente l'acqua minerale in bottiglie PET, noi recicliamo sia la bottiglia, e quindi una volta che viene recuperata con la bottiglia facciamo delle piccole attrezzature che trovate all'interno sui mercati, che adesso purtroppo oggi non sono come se non le facciamo vedere. E invece con i tacci facciamo sia un cestino che i carrelli. Avete visto per caso questa mattina un po' di persone girare con i cestini? Sì. Quelli li facciamo noi. E quelli che avete visto di colore grigio sono fatti con i tacchi mischiati. Perché quando voi prendete tutti i colori e li mischiate insieme, sapete che colore è bravissimo. E quindi il cestino è grigio per tre motivi. E poi non so se avete visto quelli di colore marrone, ecco, quelli infatti invece con i legni, addirittura se avete notato ce n'è qualcuno che girano che è un marrone brillante chiaro, quello che è fatto con il legno di cocco. Quindi che cosa abbiamo dimostrato? Che tutto quello che noi riceviamo, anche con fatica, perché non tutti hanno la possibilità di avere dei spazi tipo dei giardini dove mettere i contenitori, perché sapete che la raccolta differenziata va in diversi contenitori. Quindi immaginate delle grandi città, una città come Roma, che vive in un palazzo, non ha a disposizione giardino, grandi balconi, quindi la raccolta diventa un attimino un po' più faticosa. Però vedete che quello che viene recuperato poi diventa prodotto, questo ci aiuta a continuare a fare la raccolta differenziata. Addirittura i dati, perché ci sono molte scuole elementari che raccolgono i dati, grazie a voi, grazie ai bambini, questi dati vengono raccolti da delle associazioni che si chiamano, sono delle le AMPAS, che sono le Croce Gialle, le Croce Rosse, quindi le associazioni di volontariato. Quindi noi acquistiamo i dati da queste associazioni e con il ricavato loro acquistano ambulanze e carrozzine per disabili. Quindi
la raccolta dei dati che voi la fate è una cosa molto importante, perché contribuite tramite il nome d'acquisto che fa la mia azienda, che si chiama Revolution, quindi contribuite in questo caso all'acquisto di un'altra. Infatti anche la mia nonna, quando va nella stanza, ha una maglia giusta con tutti i tanti di colori, perché non sono tali perché la mia nonna si è utilizzata. Esatto, esatto, proprio così. No, diciamo che questo è un bellissimo esempio di quello che tutti dobbiamo fare per migliorare la nostra società nella quale viviamo, e essere capaci anche di vivere in modo armonioso con quello che facciamo, quindi contribuire costantemente al benessere della nostra società. Però ci sono dei problemi nella vita di tutti i giorni che magari sono marginali, come possono essere, non so, la salute, far funzionare gli ospedali, far funzionare i trasporti, far funzionare cose di questo genere, che richiedono delle quantità di energia e delle quantità richiedono anche degli sforzi che non dipendono da noi singoli, ma dipendono da un mondo economico che ci gira intorno, che è quello che consuma circa l'80% del fabbisogno che noi abbiamo sulla terra. Queste cose sono cose fantastiche, soprattutto perché sono educative per noi, che saremo per voi, che sarete la società del futuro, e ci permetteranno, spero, di avere delle persone formate in futuro tali da poter portare questa esperienza del sociale oggi, forse potremmo dire, più che della reale produzione di energia, in quel mondo dell'80% del consumo, che è il vero problema. Perché oggi troppo spesso, purtroppo, ci fanno passare questo messaggio che un po' la colpa è nostra e che noi dobbiamo risolvere il problema in qualche modo. Questa è una realtà che purtroppo non è così. C'è un mondo, un po' perché noi lo vogliamo, perché siamo agiati, perché ci piace campare fino a 80, 90 anni, cosa che invece nei paesi dove non c'è energia non succede. Nei paesi africani si muore perché 5 anni, quindi secondo me la cosa fondamentale è che fare differenza tra quello che è energia che serve oggi purtroppo per un mondo produttivo, che io stesso per esempio non condivido, ma che così è, che non possiamo spegnere, non possiamo probabilmente nemmeno fare una decrescita felice facilmente, perché produrrebbe soltanto disoccupazione, e dall'altra cercare quindi di trovare un sistema per in qualche modo cambiare le coscienze prima di tutto, e poi in un futuro i metodi di consumo dell'energia, del nuovo che questo viene prodotto, per cercare di abbassare i consumi il più possibile, questo sicuramente con efficienze energetiche, con produzioni efficienti. Quindi la fisica nucleare in qualche modo non è come di solito si ha voglia a pensare, ma ci può aiutare Ci può aiutare, la fisica nucleare ci può aiutare soprattutto perché c'è un problema delle energie rinnovabili che, come sappiamo, dipendono dal sole. Il sole è energia nucleare, il sole è, diciamo, tutte le forme di energia che noi abbiamo sulla Terra sono una forma di energia nucleare. Il vento deriva dal caldo e dal freddo. Domanda? Infatti la Terra è un unico dentro. Tra l'altro la Terra è un unico dentro, e quindi da lì abbiamo un'altra forma di energia molto importante, che è l'energia geotermica, che per esempio utilizzata bene, cosa che non facciamo specialmente in Italia purtroppo, potrebbe permetterci di risolvere molti problemi sia in campo domestico, che, come ripeto, lo dobbiamo prendere come un qualche cosa che risolve i problemi, ma un qualche cosa che più che altro deve formare la nostra coscienza a consumare bene, ma anche in campo industriale, perché ci permetterebbe di abbassare molti consumi che in campo industriale sono altissimi. Non facciamo articolo? La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione. Lei afferma. Non me ne sono mai accorto, perché? Questo è l'articolo 9 della Costituzione italiana. Sembra una cosa strana, ma i nostri padri fondatori della Repubblica hanno scritto tra i primi articoli della Costituzione questa cosa. Eppure il nostro paese è uno dei paesi in cui la cultura scientifica e la cultura in generale, purtroppo, spesso viene, non dico tralasciata, ma molto spesso sicuramente una di quelle su quali ci sono i tagli finanziari, eccetera, di casa. Siccome io mi occupo di ricerca fondamentale, in realtà non mi occupo nemmeno di nucleare, mi occupo di studiare come è fatto il mondo, cioè mi occupo di qualcosa che è veramente esotico, qualcosa che non serve assolutamente a nulla, cioè nel mondo di oggi non serve a niente. Forse fra 100-100 anni qualcuno troverà il modo di applicare le ricerche che faccio io, ma attualmente ciò che io faccio non serve a niente. Allora spessissimo viene fatta la domanda, ma perché abbiamo la necessità di fare ricerca? E secondo me la ricerca fondamentale ha due scopi. Da una parte sicuramente quello tecnologico. Se qualcuno come me 100 anni fa se non avesse studiato l'atomo, oggi non avremmo la TAC, la PET, non avremmo gli acceleratori di particelle dentro gli ospedali che ci permettono di curare il tumore, solo per parlare di cose che sono strettamente vicine e correlate al mio campo. Però c'è un altro aspetto, che è l'aspetto squisitamente culturale, l'aspetto che negli anni si è perso. Diciamo, fino ai greci la scienza intesa come scoperta era qualcosa che serviva al crescimento culturale più che a risolvere magari un problema tecnico. Poi è diventato un problema molto più tecnico negli anni, perché bisognava vincere le guerre, fare le cose, quindi è diventato un problema veramente tecnico fino a, magari al clou. Prego. Sempre più successo ultimamente, la sua azienda ha fatto un cambio
Sì, diciamo che la nostra fortuna è stata quella che qualche anno fa abbiamo deciso di combattere chi produce petrolio in maniera, per farvi capire, in maniera poco corretta, perché purtroppo dovete sapere, cari bambini e cari ragazzi, che come ha detto anche il professore, la tecnologia porta beneficio da una parte, ma profitti per poche persone, quindi guadagni per poche persone che poi spendono questi denari in maniera poco bella per tutti noi, come ha detto prima, per le guerre che spendono soldi per le armi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di combattere una piccola guerra contro questi signori che con il petrolio vorrebbero fare tutto sempre di più. Non so se sentite in televisione spesso che la benzina costa sempre di più. Aumenta, esatto. Esatto. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di usare meno petrolio possibile, anzi, zero petrolio, recuperando tutto il materiale plastico, l'alluminio, ad esempio quando voi acquistate un bevete della Coca-Cola, l'arancione sulle latine. Le latine vengono fatte con l'alluminio. Purtroppo l'alluminio è fatto con un materiale, su una parola, che si chiama bauxite e non esiste, Quindi che cosa fanno le nostre aziende e la mia piccola azienda? Cerchiamo di recuperare il più possibile questi materiali. Ad esempio con le latine noi facciamo le patine presso i supermercati, oppure come ho detto prima con la plastica facciamo cestini, carrelli e tanti altri prodotti. E quindi per dare una risposta alla domanda, la nostra azienda mi fa appunto l'intuizione di recuperare tutti questi materiali. E questo ci ha permesso di superare, sentite ogni giorno in televisione che c'è crisi, la stile questa parolaccia, questa un'altra parolaccia appunto purtroppo. Come scusa? Qui c'è un'applicazione, io esatto, però non è una questione, insomma non è una questione, bisogna
dal mio punto di vista assolutamente sì, nel senso che energie rinnovabili, come dicevo prima, per esempio ci sono solo di giorno, accumularle è molto complicato, quindi noi attualmente siamo costretti a consumare gas e petrolio per sopperire al fabbisogno di energia nei momenti in cui non c'è il sole o non c'è il vento, che è la stessa cosa, e quindi sono due strade complementari. Ovviamente il problema, ripeto, è sempre quello di, io sono una persona che non costruirebbe mai una centrale nucleare se dovessi scegliere, però sono una persona che ricerca quel cambio, perché ritengo che la strada del futuro per forza ci deve portare a utilizzare delle risorse energetiche in modo sostenibile in domani, si spera, che debbano aiutare ciò che possiamo avere dal sole o da altre dalle fonti rinnovabili a far funzionare il nostro pianeta in qualche modo, senza rinunciare alla qualità della vita. E quando intendo qualità non intendo soltanto averci il cellulare o quella cosa, intendo il fatto di poter vivere a lungo, che è la cosa principale, il fatto di non aumentare la temperatura del nostro pianeta e quindi sommergere isole da qualche parte del mondo, sciogliere i ghiacci in Antartide, eccetera, eccetera. Quindi, se non abbiamo la parola subito, sì, comunque assolutamente come il problema. In quanto nucleare, quello che è pericoloso sono le radiazioni dovute al nucleare. Le radiazioni sono una, diciamo, un qualche cosa con la quale noi conviviamo tutti i giorni, non è, sono nulla di nascosto solo nel nucleare. La radiazione è la stessa, la radiazione nucleare meno intensa è la stessa che arriva dal nostro sole, dalle stelle, che oggi ci ha anche fatto evolvere fino a diventare così intelligenti come siamo nel 2012. Perché la radiazione può anche avere degli effetti, diciamo, in qualche modo positivi. Quindi non è di per sé qualcosa di brutto. Il problema è che la radiazione presa in alte dosi è pericolosa. Addirittura può portare a delusioni immediate, a lungo termine può portare a problemi. E le centrali nucleari che ci sono adesso, diciamo, al mondo, hanno questo tipo di effetti secondari, se non sono effetti. Ecco perché infatti allora dentro il campo al cervello non quelli nucleari puro, ma praticamente se tipo il nucleare esplode la quasi tattica che è stata immessa nel
mare pare sia stata minore di quella che era supposta all'inizio, per fortuna però dico io, eh. Cioè non ti voglio dire che è una cosa positiva, quella è l'aspetto negativo, che però ripeto, forse sarà un'esigenza comunque del futuro, forse, perché cioè, io faccio ricerca, non lo so nemmeno se lo sarà o meno. Bomba nucleare sono tantissimi raggi gamma. Sì, perché nell'aria, perché praticamente i raggi gamma non si toccano, sono nell'aria, sono esatto. Diciamo che una bomba nucleare, uno degli effetti che porta con sé sono proprio le radiazioni, che sono dei raggi gamma molto molto intensi, molto molto forti, che fanno molto male. Il nostro mondo? È una domanda alla quale non so rispondere, però ti posso dire che due terzi del nostro pianeta è coperto d'acqua. Quella dolce penso che sia molta volta. Spiegarvi prima, il nucleare è qualcosa che è molto denso. In un oggetto come questo c'è, cioè, se uno riuscisse a rompere i nuclei che stanno qua dentro, una quantità di energia misurata, tantissima. Quindi una bomba nucleare può essere anche molto piccola, con dimensioni da scatto. Però quello che voglio dovete cercare anche di imparare, ragazzi, è che il nucleare non sono le bombe nucleari. Le bombe nucleari sono un'applicazione che, come dicevamo prima, l'uomo ha fatto e che sta cercando in qualche modo, almeno i paesi più evoluti, di limitare, anzi, se non di eliminare completamente. Per fortuna, diciamo, almeno i paesi occidentali hanno imparato un pochettino a tornare indietro su quella che era una strada un po' sbagliata.